Bentrovati ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Sports Arena. Continua il nostro viaggio attraverso questo mondo vastissimo e continua con una puntata che anche in questo caso si concentrerà sul mondo degli sparatutto. Come nella scorsa puntata abbiamo parlato di Fortnite, ma quest'oggi il protagonista è un gioco in fase beta prodotto dai noti produttori di League of Legends, la Riot Games. Di che cosa stiamo parlando? Di Valorant. Pur essendo in fase beta e quindi in fase di sperimentazione, tanti sono i gamers che vi si sono cimentati. Il motivo può essere proprio questo: si tratta di un gioco nuovo in fase di sperimentazione in cui tutti possono partire da zero e ambire ad arrivare ad alti livelli. In più, il fatto che sia prodotto dalla Riot Games non è da poco. Tutti si aspettano grandi cose e di sicuro non una delusione. Come si gioca Valorant? Ce lo spiega Lorenzo Paussa nel servizio. Non è ancora uscito in versione ufficiale, ma grazie alla fase beta il suo successo è già dilagante. Stiamo parlando di Valorant, ovvero l'ultima creazione della Riot Games, la casa produttrice della celebre League of Legends. Un gioco Battle Royale sparatutto, ambientato in un tempo futuro indeterminato e in grado al tempo stesso di coniugare le abilità da combattimento con quelle strategiche. Due team da 5 giocatori, ognuno composto da agenti. La squadra attaccante deve piantare in uno dei siti presenti sulla mappa un ordigno chiamato Spike. Se i giocatori in attacco riescono a proteggerlo o eliminare tutta la squadra avversaria, vincono il round. Chi difende di contro ha il compito di impedire agli attaccanti di piazzare la bomba o farla esplodere prima che scada il tempo per vincere. Si gioca al meglio dei 24 round e la squadra che ne vince di più si aggiudica l'intero match. 7 armi da fuoco e 8 personaggi a disposizione dei gamers, un'ampia gamma di scelta che ha subito destato la curiosità degli appassionati. Chi detiene l'accesso alla fase beta non si è lasciato sfuggire l'occasione, attratto tanto dalla novità del gioco quanto dal marchio Riot Games, considerato garanzia di divertimento e adrenalina. Fare i puntati ora per la versione ufficiale, attesa per giugno. Nel frattempo Valorant è già leader nella top list di Twitch. Questo dunque è Valorant, un insieme di caratteristiche che lo rendono un gioco unico nel suo genere, ma con tanti elementi ripresi da altri giochi sparatutto. È per questo che con noi quest'oggi c'è un player, ma non solo un player, un conosciutissimo streamer, un caster. È con noi Mauro Barone. Ciao Mauro, allora grazie mille per aver accettato il nostro invito. Da dove ti colleghi? Grazie a voi, sono a Francavilla al Mare in Abruzzo, nella bellissima Abruzzo. Sì, decisamente un pochino ti invidiamo. Mauro, senti, noi quest'oggi ti abbiamo contattato e ti abbiamo voluto con noi perché stiamo parlando di un gioco sparatutto. Una delle tante categorie del mondo eSports sono proprio gli FPS e tu di questa categoria sei decisamente espertissimo. Ti abbiamo introdotto come un videogiocatore, come uno streamer, come un caster, ma diciamo che la tua passione comunque nasce parecchio tempo fa e quello che ti chiedo, come è nata, ma che cosa porta un player, un videogiocatore a diventare un caster? Allora sì, la mia passione è nata tempo fa ed è nata totalmente a caso, devo essere sincero, perché spiego brevemente come è nata la passione per diventare un caster. Stavo guardando in realtà una partita del vecchio Six Invitational del 2018 di Rainbow Six e mi sono trovato ad essere in live con degli amici su un gruppo di un canale YouTube e a dover insomma commentare una partita quando non l'avevo mai fatto, e commentando mi sono reso conto che mi stava piacendo quello che facevo. Infatti poi mi sono risentito poi nel VOD, nel video che è rimasto su YouTube, e ho detto però è interessante questo lavoro. Poi ovviamente ho cercato di migliorarmi, sono arrivati provini per un'azienda che è PG Esport, con cui sto lavorando tuttora per fare il caster professionista, e da lì è diventato vero e proprio lavoro. La passione evidentemente già lo avevo da prima, l'ho scoperta a caso poi commentando appunto una partita che non avrei mai commentato senza quell'occasione che ho avuto con il mio vecchio gruppo con cui facevo video su YouTube. Quindi è stata una sorpresa, diciamo, capire che ero portato a fare il telecronista, che appunto viene chiamato caster nel mondo dei videogiochi. È che
poi la strada che hai intrapreso ufficialmente. Hai citato il Six Invitational, quindi tra i campionati che hai commentato questo, ma non solo, il PG National, la Pro League, tante belle soddisfazioni, e immagino che il futuro ne riservi delle altre. È vero, nonostante il momento di stand by, credo che in programma ci sia più di qualcosa. Assolutamente, assolutamente. Noi attualmente stiamo lavorando da casa, giustamente per il problema del Covid, come tutti non possiamo spostarci per andare a Milano a commentare, ma l'eSport non si è fermato, abbiamo questa fortuna nella sfortuna che comunque l'eSport si può giocare da casa, ognuno a casa sua, sia per quanto riguarda il torneo italiano, quindi il PG National, sia per quanto riguarda la Pro League e altri campionati che ci saranno in futuro. Quindi l'eSport non si è fermato nonostante questo piccolo problema, piccolo in realtà, non tanto piccolo problema del Covid. In futuro ci saranno aggiornamenti interessanti, anche perché proprio a maggio, in questi giorni, ci saranno delle novità di Rainbow Six legati al mondo dell'eSport, ci saranno dei cambiamenti per le Pro League, non si chiameranno più Pro League, ci sarà l'European League, perché ci saranno proprio delle novità introdotte per l'eSport di Rainbow Six, sia nazionale che mondiale, e aspettiamo soltanto che arrivino i nuovi campionati, perché il prossimo dovrebbe essere, se tutto va bene, ad agosto, per il prossimo Major, che è uno dei campionati più importanti al mondo di Rainbow Six. Quindi aspettiamo questi prossimi tornei per commentare insieme queste grandi emozioni di Rainbow Six. Quindi Mauro, tu sei d'accordo con il fatto che possiamo definire relativamente in stand-by il mondo eSports? Sì, beh, sì, in effetti sì, proprio per quello che ho detto in questa frase, proprio perché l'eSport ti dà la possibilità di giocare a casa. Ovviamente è uno stand-by relativo, anche perché sì, ti può giocare da casa, ma le finali che si giocavano in LAN, cioè in palazzetti, in stadi, comunque dal vivo, sono stati annullati. A maggio avremmo dovuto avere la finale della Pro League con la LAN a San Paolo in Brasile, annullata per appunto problema del Covid, quindi si è continuato, diciamo, il campionato online, però giustamente poi le fasi finali sono state annullate per il problema che tutti noi conosciamo, quindi sì, uno stand by relativo, diciamo, sì. Relativo. Allora Mauro, io entrerei un po' nel vivo anche dei giochi sparatutto, in questo caso di cui tu appunto, per i quali sei conosciutissimo, l'hai citato, Rainbow Six. Noi quest'oggi abbiamo approfondito l'argomento e abbiamo approfondito Valorant, un gioco che è in fase beta ma che ovviamente tu non potevi non provare. Allora è un gioco che ha preso le peculiarità da diversi sparatutto e li ha reinterpretati in chiave nuova, futuristica. Che cosa differenzia Valorant da Rainbow Six o da altri giochi, e soprattutto che cos'è l'elemento che spicca? Allora, la differenza tra Valorant e Rainbow Six o altri FPS direi che è sostanziale. Qui parliamo di Rainbow Six, che è un gioco con un recoil control, quindi tu dove sparando devi controllare il rincuro dell'arma, che sono comunque diverse dalle armi che hai, e su Valorant hai lo spray control, quindi un FPS in cui devi controllare lo spray, te lo posso tradurre in italiano come rosa di fuoco, ok? Quindi sono due giochi che hanno una meccanica completamente differente. Poi Rainbow Six è un gioco un po' più realistico, invece Valorant è un gioco molto più futuristico. Ci sono delle abilità, ogni agente di Valorant ha delle sue abilità, ha delle sue ultimate, cioè una mossa speciale più forte delle abilità normali, che comunque differenziano tantissimo lo stile di gioco e la tattica che tu puoi andare ad effettuare o in attacco o in difesa. L'unica cosa uguale per Rainbow, tra Valorant e Rainbow, è la modalità, cioè hai due bombe dove puoi piazzare l'ordigno, che su Rainbow è chiamato diffuser oppure disinnescatore in italiano, oppure su Valorant è chiamata Spike. Non c'è il nome italiano perché è proprio il nome di Valorant, Spike. E poi per il resto sono due giochi molto, molto diversi, anche per quanto riguarda le mappe, per quanto riguarda lo stile di corsa, lo stile di camminata, lo stile di gioco è completamente diverso. Però quello che spicca su Valorant, secondo me, è comunque il tatticismo che viene, che obbliga il giocatore, anzi la squadra, ad effettuare, perché altrimenti senza un minimo di tattica, un minimo di coordinazione non puoi andare avanti, perché hai delle abilità che in combo possono fermare appunto gli avversari, hai delle abilità che ti possono dare una mano per piazzare l'ordigno, hai delle abilità che ti possono dare una mano a uccidere maggiori avversari, e tutto questo insieme con un'ottima ottica di gioco riesce appunto a rendere Valorant un gran gioco e molto anche divertente da giocare.
Marco, senti, per il momento c'è questo tormentone, anche perché la casa produttrice ha una fama che la precede, la Riot, ma secondo te sarà un successo o è solo il momento in cui tutti sono coinvolti, in cui tutti vogliono provare un po' questo gioco? Questa è una grande domanda, perché purtroppo non possiamo saperlo. Io, soggettivamente parlando, spero che Valorant possa durare, anche perché confido in Riot, che è una grande azienda. Riot ha tirato avanti League of Legends per 10 anni, penso abbia le carte in regola per tirare avanti Valorant anche per tanto tempo, anche perché Valorant a livello competitivo ha una grande strada davanti. È un gioco che è uscito comunque un mese fa, è ancora in closed beta, quindi non è ancora comunque disponibile per tutti, ma per come lo stiamo vivendo e per come sembra comunque sembra intraprendere il primo inizio di percorso, potremmo dire che Valorant va avanti competitivamente, ha tanta strada da fare e quindi potremo vedere sicuramente tanti bei tornei e campionati anche a livello mondiale di Valorant. Quindi secondo me, per avere un parere soggettivo, Valorant avrà un gran percorso da effettuare. Mauro, prima di salutarci, un consiglio ai ragazzi che vogliono intraprendere un percorso come il tuo? Un consiglio, io dico sempre anche in live quando me lo chiedono, il consiglio secondo me è quello di avere tanta passione alla base, ma oltre alla passione, che purtroppo non basta, ci vuole secondo me tanta abilità e competenza, perché la concorrenza è spietata. E oltre che spietata è anche infinita, cioè sul web, nel mio mondo, ci sono centinaia e centinaia di streamer, youtuber che possono comunque essere migliori di te, quindi se non sei abile e competente nel fare il tuo lavoro, se non sei bravo a intrattenere, se non sei anche portato comunque a stare davanti alla telecamera, a parlare per ore e ore davanti a un microfono e davanti a centinaia di persone, forse non è il lavoro adatto a te. Quindi tanta competenza, abilità, passione e sacrificio, una valanga di sacrificio, quindi secondo me è questo. E come in tutte le cose, ovviamente, il sacrificio è fondamentale. Mauro, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, è stato davvero un piacere, grazie mille. Grazie a voi, ciao. A presto, ciao. Abbiamo conosciuto la storia di uno dei caster più importanti nel mondo degli FPS e quindi non potevamo non ascoltare il suo punto di vista. Ma come vi ho ricordato all'inizio, sono in tanti i players che si sono cimentati in questo nuovo gioco della Riot. Tanti gli appassionati che hanno potuto provare questo gioco in fase beta grazie al ruolo importantissimo che ha svolto la community. Tra questi ci sono Eric Tomé e Davide Giazzon, che si collegano con noi quest'oggi per darci le prime impressioni su questo nuovo tormentone. Eccoci qui allora con Eric Tomé e con Davide Giazzon. Ragazzi, da dove vi collegate? Io da Udine. Io da Treviso. Vivo in provincia di Udine. Insomma, relativamente tu da Udine, ma anche Davide è relativamente vicino. Allora ragazzi, noi stiamo parlando del mondo degli FPS, mondo di cui voi siete appassionati. Vi chiedo, come mai vi siete appassionati a questo mondo? Mi sono avvicinato a questo mondo come molte persone per divertimento, quindi iniziando a giocare con i propri amici principalmente a scopo semplicemente di divertirmi. Però poi ho visto che dietro il divertimento c'era qualcosa di più, quindi il voler cercare di diventare, se si può dire, il migliore a tutti i costi, cercare sempre di migliorare me stesso. E quindi ho iniziato a prendere il gioco un po' più seriamente, a iniziare a farlo anche in maniera competitiva. Principalmente questo è quanto. Ti sei dato anche al mondo del caster, no? Del caster, cioè una figura appunto che va, si concentra principalmente su quello che è il commento alla partita. Ah sì, principalmente diciamo che ho potuto provare entrambi i ruoli, sia da giocatore che da commentatore, perché un po' di tempo fa, circa 2 o 3 mesetti fa, avrei dovuto partecipare alla, come si dice, alla Serie A italiana, quindi al campionato più importante italiano come giocatore, però appunto è stato messo il limite dei 18 anni su e quindi ho iniziato a guardarmi attorno per vedere se c'erano qualche altra attività legata agli sport che mi potevano piacere. Ho provato appunto anche ad essere il coach, quindi l'allenatore di qualche team, e ad essere e a fare il caster. E ho avuto in entrambe, devo dire, belle esperienze, però nel senso ho realizzato che la vera parte, la parte degli sport, soprattutto degli FPS che mi piace di più, è il ruolo da player, perché mi dà delle soddisfazioni veramente grandi.
però comunque anche gli altri due sono stati delle bellissime esperienze. Beh, sicuramente, anche per capire poi qual è la strada che preferisci intraprendere. Tu invece, Davide? Allora, ti dico, io ho cominciato tramite un amico, ma si parlava ancora del praticamente 2012, dove l'esport ancora non era conosciuto ancora a questi livelli, quindi più che altro giocavamo così tra amici per vedere un attimo chi era il più forte. Dopo, verso il 2013, con l'uscita di Battlefield 4, notavamo che veramente cominciavamo ad essere forti, fino poi all'arrivo di Rainbow nel 2015, dove abbiamo formato la nostra prima squadra. Ho avuto comunque la fortuna di conoscere delle persone che in questo momento sono nel top mondiale quasi. E Eric, mi sembra, se non mi ricordo male, verso il 2018 poi ho conosciuto te, che avevi delle buone potenzialità, ho deciso di prenderti nella squadra e poi siamo arrivati dove che siamo arrivati. Quindi comunque è stato un susseguirsi di cose. Un percorso che poi tra l'altro vi ha portato anche a conoscervi. E tra l'altro un'altra cosa che vi accomuna, come a tanti players, in particolare del mondo degli FPS, è il fatto di aver provato Valorant, questo insomma nuovo tormentone della Riot Games. Come vi sembra da appassionati di FPS? Beh, per quanto mi riguarda è un gioco che anche se è nella fase di appunto beta, quindi ancora una fase sperimentale, è un gioco che mi ha appassionato e mi ha preso tantissimo. Posso azzarderei anche dico che mi ha preso molto di più di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che è il gioco che ho giocato per i 2 anni passati, perché veramente ha delle meccaniche nuove e soprattutto è bilanciato. Perché cosa ha fatto Riot con Valorant? Ha preso i 2 FPS più grandi nel mondo del competitivo odierno, ovvero Counter-Strike e Rainbow Six Siege, e ha messo insieme le due cose. Ed è venuto fuori un risultato veramente spettacolare, perché è un gameplay divertente, non noioso, non ci sono brutte meccaniche, ed è soprattutto un vero e proprio FPS, dove però, oltre a saper sparare, serve anche avere un minimo di cervello e capire come si usano appunto le abilità che ci sono dentro questo gioco. Ecco Davide, ne parlavamo prima anche con il nostro ospite, con Mauro Barone, ha riassunto sostanzialmente quello che ha detto Eric, tante caratteristiche di altri FPS che poi sono state reinterpretate, però al di là di chiederti come sembra, se a te piace, qual è l'elemento che spicca? Secondo me quello, come ha detto Eric, delle abilità. Il problema però, almeno da quello che vedo io, è stato la fortuna comunque di avere Riot come casa produttrice di questo gioco, essendo comunque una delle più conosciute al mondo Riot, e aver praticamente essere stata la casa produttrice con più successo negli ultimi 4 anni dopo League of Legends, praticamente essere adesso in questo momento al culmine dell'esport. Io penso che comunque sia stato un nuovo approccio da parte di Riot provare con questi FPS. È riuscita molto bene perché comunque ha preso delle meccaniche del colosso, possiamo parlare degli FPS, che è Counter-Strike, però volendo integrare delle abilità. Adesso, almeno dal mio punto di vista, siamo ancora in fase beta, quindi si può parlare relativamente fin là. E speriamo che riesca, come ha detto Erika, a continuare questo suo percorso con delle innovazioni particolari all'interno. Non è facile, perché comunque il mondo degli FPS possiamo dire che sia un mercato quasi saturo. Però Riot ci ha già dimostrato negli anni precedenti, anche con League of Legends, di quando sapeva che sarebbe andata giù, quando LoL non andava più nel competitivo, di saper sempre rispiccare e essere continuata ed essere tuttora il top mondiale negli esport. Ecco Davide, allora continuo con te un attimo su questo filone, proprio per chiederti cosa pensi che la Riot a questo punto modificherà, perché questa è una fase beta, una fase sperimentale in cui ovviamente anche la Riot andrà a fare le sue valutazioni. Probabilmente ci saranno alcune modifiche che verranno apportate al gioco. Tu personalmente come lo miglioreresti, se dovresti migliorarlo? Allora, forse per me io punterei ancora più sul fatto delle abilità, perché comunque il first person shooter, cioè comunque la meccanica di sparo, è quasi identica a quella di Counter Strike, cosa che può piacere perché è una meccanica abbastanza particolare, quindi come puoi amarla la puoi odiare. Però Riot è stata brava a voler inserire anche delle abilità. Io fossi Riot continuerei a puntare su queste abilità e levare tra virgolette lo shooter di base. Adesso comunque
come abbiamo detto, siamo in fase di beta, quindi sicuramente più che altro stanno testando i server, se sono duraturi, se riescono, se c'è una buona connessione, se non ci sono degli errori all'interno dei server, e dopo faranno i loro resoconti in base anche alle valutazioni dei giocatori per poi vedere come poter migliorare la cosa. Perfetto, Eric, senti, faccio una domanda a te per quanto riguarda proprio il fatto che questo sia un gioco nuovo, no? In molti quindi ci si stanno buttando, anche per questo motivo possiamo dire che questa sia una forza di Valorant, un gioco in cui tutti partono da zero, è chiaramente più difficile entrare a gioco iniziato, tutti partono da zero e tutti possono sperare di arrivare al top. Beh sì, assolutamente, questa è una caratteristica fondamentale di ogni nuovo gioco che viene fuori, soprattutto un gioco che punta ad essere principalmente competitivo come Valorant, perché ovviamente un gioco che è già, non dico saturo, ma che è già nel mercato, o comunque già uscito da tanto tempo, è difficile diventare qualcuno veramente in quel gioco, perché ovviamente ti trovi contro persone che hanno molta più esperienza di te, e mentre tu stai ancora imparando certe meccaniche di base, loro magari sono già ovviamente a livelli che tu non puoi neanche immaginarti. Ovviamente non è che adesso qualsiasi persona dal nulla può diventare qualcuno, perché l'esperienza che un altro FPS come Counter-Strike o Rainbow ti può portare veramente ad avere grandi successi anche su Valorant, perché ovviamente come già stato detto è tratto da questi due. Però la cosa che è veramente incredibile è che, prendendo anche elementi appunto di due giochi che sono già nel mercato da ormai più di 5 anni, è riuscita comunque a creare meccaniche nuove e soprattutto un misto tra sistema di shooting e abilità che comunque può essere reinterpretato, ogni giocatore può avere il suo stile di gioco, e quindi veramente con il giusto impegno, soprattutto con la giusta consapevolezza di come usare una determinata abilità e di come il gioco si sviluppi, si può veramente puntare a diventare un giocatore professionista a livello mondiale su Valorant. Sicuramente la forza della casa produttrice si vede anche in questi piccoli dettagli, in queste piccole differenze che poi vanno a fare grande il gioco. Allora ragazzi, prima di salutarci, so che Eric sta creando un team, è giusto? Come ho già detto, la mia aspirazione più grande nella vita è diventare un giocatore competitivo. E quindi da giocatore competitivo ho subito iniziato a cercare giocatori con la mia stessa voglia di diventare competitivi, e quindi cercare di creare un team già dalla closed beta che poi si potesse consolidare prima o comunque a inizio del gioco già fatto. Fa veramente strano comunque sentirti parlare così, dopo che, tra virgolette, dopo un anno e mezzo fa che ti ho avuto come capitano per un anno, e ti ho cresciuto pian piano, non era questa la testa che avevi un anno e mezzo fa. Sì, adesso esatto. Sei qui a Valorant a voler creare un team e voler fare praticamente, ti passo il testimone su Valorant, diciamo. Esattamente, perché un anno e mezzo fa, diciamo che ancora le mie prospettive, il mio, essendo anche molto più giovane, perché un anno e mezzo fa ho appena 15 anni, diciamo che non avevo la giusta mentalità, soprattutto non avevo le giuste ambizioni e il giusto metodo per diventare, come si dice, per provare anche solo a diventare un giocatore professionista. E quindi mi fa piacere anche che essere cambiato, e ringrazio Davide per questo, e mi fa anche piacere sentirmi dire certe cose che un anno e mezzo fa non sarebbero mai state, non avrei mai detto, non avrei neanche mai pensato. Davide, come si suol dire, l'allievo supera il maestro. No, super ancora con calma, che ci vuole ancora, ci mancano ancora tanti anni. Tu non stai valutando di creare un team invece? No, l'idea all'inizio era con Eric, proprio di buttarci su Valorant, ne parlavamo già parecchi mesi fa. Sì, anche 6-7 mesi fa ne parlavamo, sì. Solo che io ho delle complicazioni in questo momento, e quindi adesso sto ancora valutando io se entrare su Valorant a livello competitivo o continuare solo per divertimento, Twitch e altri giochi solo come intrattenimento. Benissimo, allora ragazzi, aspettiamo l'uscita ufficiale del gioco, vedremo come si evolveranno le cose. Noi ovviamente continueremo a seguirvi e continueremo a seguire anche a questo punto il team di Eric. Aspettiamo di vedere come si andrà a formare, saremo molto curiosi. E nel tuo caso, Davide, allora vediamo quali saranno i prossimi progetti. D'accordo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi, per aver parlato e chiacchierato un po'
di questo nuovo gioco in fase beta. Siamo molto curiosi di vedere come si evolveranno le cose. Grazie mille e una buona giornata. A te. Grazie. Buona giornata. Speriamo di aver dato anche a voi un assaggio di questa nuova realtà FPS targata Riot Games. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma ovviamente gli argomenti da approfondire nel mondo eSports sono tantissimi, quindi l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, ma con nuove sorprese. Buonanotte!